Giovedì 2 giugno 2011 siamo a Villa del Conte, in provincia di Padova. Associazione di Idee si è mossa come entità associativa culturale di Grosseto, ha percorso svariate centinaia di chilometri per venire qui oggi. Ciao ragazzi, il viaggio ci ha debilitato un pochino. Siamo stati accolti da una piazza semivuota che comunque pian piano si sta, non dico riempiendo, comunque popolando di individualità che intendono portare la loro testimonianza partecipata al presidio di denuncia e di protesta di oggi. La ragione per cui siamo venuti quassù, la ragione che condividiamo con tutti gli altri presenti nella piazza oggi, e cioè l'opposizione netta e senza proroghe a tutti gli allevamenti di animali cosiddetti da pelliccia, poco distante da questo piccolo centro abitato. A poca distanza da questo esiste un allevamento dove si tengono prigionieri diverse centinaia di visoni. Qua nel nord-est d'Italia sembra che, benché in decadimento, ci sia un certo spirito di impresa rispetto alla creazione di situazioni di sfruttamento brutale degli animali. Quella degli allevamenti da pelliccia è sicuramente una di queste. Il concentramento di oggi era previsto per le 15:30, siamo in ritardo rispetto probabilmente alla tabella di marcia, questo per concedere a tutte le persone che sono in viaggio per raggiungerci di poter appunto arrivare in tempo e unirci a noi. Abbiamo il solito spiegamento di forze, polizia, carabinieri, in attesa delle nostre mosse. Il corteo è previsto in partenza da questa piazzetta qui, è Piazza Vittoria, di fronte al municipio. Poi ci dirigeremo verso l'allevamento, lì faremo un presidio possibilmente rumoroso per far sentire la nostra presenza al proprietario, imprenditore di questa azienda, per esprimere lei o lui, non so chi sia, quale, il nostro sdegno, la nostra avversione. In questo posto, dalla stampa che ho potuto leggere, c'è stata una certa opposizione da parte della comunità locale, che non gradisce la domanda fatta alle istituzioni cittadine per l'ampliamento dell'allevamento. Evidentemente i profitti che questa persona riesce a trarre dalla sua attività non gli è motivo di soddisfazione sufficiente, quindi vorrebbe allargare gli impianti. Sembra appunto, come dicevo, che la popolazione locale si sia opposta a questa idea a causa del cattivo odore che viene appunto dall'allevamento e dall'impianto. Noi vorremmo che le persone che si oppongono per questa motivazione importante, quella relativa al cattivo odore, magari si sensibilizzassero, grazie anche alla presenza che noi riusciremo ad affermare qui in piazza oggi, delle altre ragioni che inducono molti di noi ad opporsi a questo tipo di attività. Quindi siamo sicuramente contro l'odore di morte che viene dagli allevamenti di visoni, ma siamo sicuramente contro lo sfruttamento di questi animali, contro l'annichilimento di questi individui tenuti in gabbia dalla nascita alla morte ed uccisi più delle volte in maniera cruenta e impietosa.
La giornata oggi è sul nuvoloso, molto caldo però, quindi non dovrebbero esserci avversioni particolari dovute al clima. Ok, enjoy your ice cream then. Ragazzi, no. Nice cream. Quindi, quindi io concludo qui questo primo episodio. E poi più tardi, quando il corteo è partito o in prossimità di partire, o al momento dell'enunciazione da parte degli organizzatori delle ragioni di questo assemblamento di oggi, appunto al momento in cui questo, questa enunciazione verrà fatta, farò l'episodio numero 2 e poi il 3 per concludere. Buona visione!